Buonasera ragazzi, ho deciso di finire il gioco questa sera. Scusate se ho avviato ora la live, che ho dovuto prima ricominciare un po' tutto, e quindi senza evitare di rivedere un altro lo stesso scenario, ho preferito arrivare qua direttamente. Datemi solo un secondo. Sono qui per giocare. Poco passiamo a live, eh? Andiamo un pochettino avanti. Se vi va. Ho bagnato tutto. Che sto in mezzo a fango. Qualcuno ha medici che poi pensi che ciò. Ce n'ho due e due io, te una. Vieni. Io. Raga, usciamo queste case qua davanti? Sto arrivando. Esatto, è lui. Ciao, bella. Grazie, Plati. Non avete visto la treccina? Avevo fatto tutto l'uovo. Però non è... Porca miseria, devo andare a riprendere. Ho portato in cantina l'altro microfono. Però ci ho pensato dopo. Se io mai volessi... Lasciamo perdere, va. Eccomi qua. Ok, pronto e operativo. Quanto li odio questi mostriciattoli. E la corrente? È
Avete visto? In questa sala si attiva il sistema di autodistruzione. Jill. Barry. You could have at least waited up for me, you know? Let's go. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry,
You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Damn it! Jill and Barry together in hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak. Ecco qua ragazzi, abbiamo fatto il primo scontro contro il Tyrant modello 1002. Questo qui ha precedenza del suo predecessore, il 001, doveva essere l'arma perfetta, ma questo modello era incontrollabile. Questo Tyrant era stato sviluppato dallo stesso Albert Wesker. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Wesker must have set it off. Let's hurry.
Beh, penso che basta, che lo spazio mi serve per recuperare un altro oggetto. Allora, ragazzi, nella scena che avete visto, è vero che Wesker non viene stordito, viene proprio pugnalato. Jill viene stordita da Barry per evitare che Wesker la uccidesse e poi la richiudeva in prigione. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Come on, come on, hurry! Contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport.
Due minuti. Sempre due minuti. Jill! You made it! Use it! Kill it! Whatever it is! Bene ragazzi, abbiamo concluso la prima parte di Resident Evil 1, la campagna di Jill. La prossima campagna sarà quella di Claire. Di Claire, volevo dire di Chris. Allora, facciamo un riassunto un po' di quello che abbiamo visto come sorta di parte A. Abbiamo ben capito che fin dall'inizio era Wesker che manovrava i fili. È stato lui che in pratica ha sfruttato questo incidente per poter fuggire. Ma c'era una cosa che l'Umbrella non aveva previsto. Egli in verità aveva già fatto il doppio gioco. Aveva nascosto tutto fin dall'inizio. Queste sono cose che le vedremo più avanti nei capitoli successivi. Nella campagna di Chris, che cominceremo la prossima volta, avremo alcune introduzioni di questo particolare evento.
Comunque sappiate che, come state vedendo dai titoli di coda, anche Rebecca Chambers sopravviverà a quella vicenda alla villa. Jill, you did a fine job. Ecco qua, abbiamo ottenuto la chiave. Questa chiave ci permetterà... di sbloccare i costumi la prossima volta che giocheremo. Io ho ricominciato la partita da capo perché non volevo... o guastare troppo. Va bene ragazzi, almeno ho potuto completare la partita, visto che l'avrei finito ieri se non avessi avuto quel piccolo incidente. Va bene, allora lascio questo bel video, visto che ho visto che stavano 3 o 4 persone, probabilmente se ne sono anche andate. Ringrazio comunque per aver seguito questa prima parte di Resident Evil. Sabato o domenica porterò il resto della nuova campagna, quella là di Chris, e poi deciderò cosa porterò prossimamente in live durante questo mese natalizio. Allora, attualmente stasera stanno streamando molte persone. Stasera doveva esserci anche la nostra grande Marghenefe, ma visto che oggi era stata molto impegnata con la scuola, scuola e i suoi impegni personali, questa sera non ha potuto fare la live. Quindi non vi dimenticate di passare dal suo canale, di lasciargli un bel follow, che si riposi e che non si deve mai preoccupare. Attualmente stanno Lara e Ninni che stanno portando Red Dead Online. Non vi dimenticate di passare anche da queste due streamer e rimanergli un bel follow. Poi c'è il nostro Eye che sta giocando a Playano con i suoi amici. Non vi dimenticate di lasciargli anche lui un bel follow, che anche lui mi dà molto sostegno per la pubblicità del mio canale. Poi c'è la nostra Stefania che sta giocando a Overwatch, Steffi Spake. Non vi dimenticate di lasciare anche lei un bel follow. Poi c'è il nostro semplice Wed, un altro membro del gruppo Nerd Team come Lara e Ninni, che sta giocando a Tekken Red Save. Non vi scordate di lasciare un bel follow. E stasera c'è anche la nostra Sessain Please, che da poco è ritornata anche lei in live e sta portando il gioco Wed. Non vi scordate di passare anche da lei. Poi c'è la nostra Luna, anche lei una streamer, una mia follow, che sta portando Life is Strange e porta soprattutto lavorazione con l'uncinetto ed è molto brava. Quindi non vi scordate di passare anche da lei e di lasciargli un bel follow. Poi c'è il nostro Liquid Snake che sta giocando a Dea Space, un altro degno erede di Resident Evil. Quindi non vi scordate di lasciare anche un bel follow da lui. Poi tra gli altri stream che abbiamo in live c'è anche il nostro Ernest79 che sta portando Dark Souls, la nostra Sarah Connor che sta giocando a Fallout 76, poi c'è il nostro Drio Akuma che anche lui sta giocando a Overwatch, e poi c'è il mio amico Dext che sta giocando a Formula 1. Quindi non vi dimenticate di lasciare anche a loro dei bei follow. Va bene, io adesso vado perché domani devo andare al lavoro. Ho voluto fare questa mezz'oretta di live per poter finire il gioco. La prossima volta porterò la campagna di Chris. Ringrazio a tutti quelli che sono passati. Vi auguro una stupenda serata, un buon inizio settimana. Anche a breve, a mezzanotte, scatta la nuova scelta. Ti odio, Chris, io ti odio. Ma profondamente.
Bene, ci si becca la prossima volta. Ciao ciao!